cosa siamo? Siamo una società di telecomunicazione del Triveneto, più precisamente nel Trevigiano. 2001 siamo partiti con lo scopo di abbattere il digital divide, sono partiti perché io sono dell'ultima ora, quindi il merito non è assolutamente mio. Bisognava abbattere il divide prima di tutto per le aziende, poi per il domestico perché si sperava che Telecom a quel tempo lì cominciasse a investire almeno sulla DSL, non l'ha ancora fatto. L'azienda che ci controlla il 90% è una municipalizzata, ASCO Holding, vende gas principalmente ed energia, e noi inizialmente saremmo dovuti essere quelli che si infilavano nei tubi del gas, loro scavavano per mettere giù l'acciaio e noi ci avremmo messo la fibra. Non è successo così per due motivi, motivi normativi e motivi di opportunità. Il gas va nelle famiglie, la fibra va nelle aree industriali e artigianali. Abbiamo 2000 km di fibra tutta in FDDH, abbiamo il 95% di copertura delle aree industriali, poi magari una cartina ve lo spiega, 150 Poison Presence, sono fondamentalmente dei rack alimentati strafighi che ci permettono di dare autonomia alla rete, 54 punti di diffusione che sono nati soprattutto dopo per il mercato domestico, quando Telecom ancora non era arrivata, e poi ancora una seconda volta nel 2009, quando Telecom ancora non era arrivata a infrastrutturare le reti ADSL, le abbiamo prese in carico noi e le abbiamo attrezzate. Data center e via di questo passo, 25 milioni di investimento in 12 anni. 31 dipendenti, 4.500 clienti, il 40% è business, quei poveri disgraziati sono quelli che ci pagano, ci fanno vivere, ci fanno far bilancio e si accollano anche tutte le spese sociali che facciamo nei confronti del mercato domestico, che è rigorosamente in perdita. 8 milioni di fatturato, 70% del fatturato ce lo dà le aziende, il 10% captive per la capogruppo, vi dicevo, 7% domestico e avanti così, poco. Facciamo 1 milione di utile e lo facciamo dopo 3 anni di chiaramente tagli draconiani, stavamo aspettando chiaramente Cottarelli e noi in anticipo ci siamo messi a licenziare e a sistemare le cose. Questo è un po' il paradigma tecnologico distributivo, come vedete siamo veramente ai confini dell'impero. Il problema del digital divide è che siamo in 800.000, quindi una piccola Milano ma sparpagliata su una provincia e quindi 100 metri di scavo a Milano vuol dire incontrare 100 condomini, 1000 contratti, per noi 100 metri di scavo vuol dire non fare assolutamente niente e quindi ce ne vogliono 10 km quant'altro. Vedete che la distribuzione è esagerata, abbiamo solo 4 comuni con più di 30.000 abitanti e sono 30 e 70.000, gli altri sono 95 comuni con una media di 5.000 abitanti sparpagliati anch'essi, quindi portare la fibra costa. Punto di vista diverso. Allora, dopo 5 anni che lavoro in questa azienda sono fatto questa idea. Il digital divide esiste, l'abbiamo affrontato con spese anche modeste rispetto ad altre situazioni sul mercato italiano, con 25 milioni di euro in 10 anni e puntando anche a farci remunerare dal business e non andando dai comuni, dalla sanità, dalla capogruppo, quindi sviluppando un prodotto vendibile, siamo riusciti a costruire 2.000 km di fibra. Qualcuno prima ha detto che Rettelit ne ha 6.000. Vi dà idea dello sforzo e del risultato che è stato fatto. Ed è costata solo 25 milioni di euro. Se pensate ai miliardi di cui si parla adesso, vi fate un'idea di cosa si può fare o cosa non si può fare in azienda. Vi metto questo grafico per dirvi che oggettivamente, poi quando si vanno a misurare i dati, i numeri, il digital divide e la banda larga spesso è una scusa per nascondere dei grossi difetti tipici italiani. Questo è il traffico di banda di lunedì mattina. 5.000 utenti consumano per noi 2 gigabit. Fate un po' la divisione, vuol dire che un utente non consuma più di 1 megabit medio. E questi sono 2.000-2.500 utenti domestici che lavorano di notte, quindi in questa parte. E questi sono 1.500 utenti business che consumano di giorno l'equivalente di fatto di quello che vi dicevo. Pochissimo, pochissimo, perché noi possiamo consegnare 10, 20, 30, 100 megabit, 1 gigabit. Poi alla fine, posta elettronica, YouTube e stupidaggini. Fine. Forse il 5% delle aziende ci chiedono dei prodotti evoluti, che vuol dire cosa? 20 megabit. Attenzione, i 20 megabit nostri non sono 20 megabit veri, Clear Channel,
bidirezionale, non sono i 20 megabit ADSL, non facciamo overbooking, quello che poi la fibra, quello che definisce la fibra, noi glielo diamo. Adesso vi dico quali sono i problemi di un operatore come noi. Noi siamo un po' spragnini e siamo riusciti a costruire fibra nell'ottica di 30.000 euro a chilometro. Cioè quando noi buttiamo giù fibra, mediamente spendiamo 30.000 euro a chilometro. Vuol dire che oggettivamente, quando un povero cliente si trova a distanza di un chilometro dal nostro backbone, ci deve mettere giù almeno 30.000 euro. Tantissimi. Questo vuol dire che noi abbiamo dei muri virtuali attorno ai nostri backbone che sono fondamentalmente posizionati tra i 200 e i 300 metri, che di fatto definiscono l'investimento per il cliente abbastanza importante. Non è chiaramente il 50 euro della DSL, non sono i 30 euro di Alice, sono migliaia di euro. Il nostro allaccio medio per l'azienda è di 2.500 euro, per chi se lo può permettere, perché l'azienda che sta a un chilometro se lo scorda. Però adesso vi chiedo questo: quanto spende un'azienda in carta igienica? Quanto costa una panda aziendale? Quando costa un 320 aziendale? Quanto costa il K-end dell'amministratore delegato? Ve le dico un'altra. Noi a Trinità, invece, quanto costa il K-end del figlio del padrone? Quanto costa il K-end dell'amante del padrone? E andiamo avanti ad infinito. Ve lo dico io. Asco TLC in carta igienica, quindi chiaramente pulizie, fiocchetti e quant'altro, spende 1.000 euro al mese. La nostra pandina ci costa 380 euro al mese, non abbiamo 320 perché siamo poveri, ma costa circa 640 al mese. Il Cayenne costa 90.000 euro e 4.000 euro al mese. Allora, voi sapete quante volte io litigo col signor Paron, che vuole la fibra gratuita a 2 chilometri, quindi 60.000 euro, la vuole gratuita, siamo cari, ma è appena sceso da un Cayenne. È appena sceso dal Cayenne. Ok? Ma voglio dire, ma paradossalmente, facciamo finta che un'azienda si trovi anche a 200 metri, 2.500 euro e 380 euro al mese di panda. Quante panda aziendali ci sono nelle aziende e quanto è strategica la ennesima panda aziendale rispetto magari a un collegamento in fibra? Fate un po' voi i conti. Vabbè, questi sono i prezzi di mercato. Noi vediamo 4 megabit bidirezionali clear channel con il setup che vi dicevo a 100 euro al mese. Tanti? Pochi? Non so. Sicuramente non è Alice. Sicuramente con 4 megabit siamo ben sopra al consumo medio di una nostra azienda. Paradossalmente i nostri commerciali, sapete quale problema hanno? Nel vendere i 6 megabit. Perché quando noi gli vendiamo i 4 megabit, questi sono stracontenti. Un 30 megabit bidirezionale costa 1.000 euro al mese, tantissimo, va bene. Però ritorniamo al discorso che i 30 megabit aziendali io li vendo ad esempio ad un SPA, nostra capogruppo, che fa un miliardo di euro di fatturato. Un gigabit clear channel punto a punto sulla nostra rete lo vendiamo a 800 euro al mese. Tanto? Poco? Fate voi i conti, non credo che per un'azienda che abbia bisogno di un disaster recovery e che abbia la dimensione per necessitare un disaster recovery, possa o non possa spendere l'equivalente di un leasing aziendale. Ma attenzione, non sto parlando di noi, sto parlando del fatto che io quando compro un clear channel 20 megabit da Treviso a Roma, spendo comunque 800 euro al mese. Stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando di cose veramente spicciole, rispetto a quelli che sono i veri costi di un'azienda, la carta igienica, l'infrastruttura SAP, l'integrazione SAP, e via di questo passo. Andiamo avanti. Ve ne dico un'altra. Nel 2013 abbiamo fatto l'ultima grande infrastrutturazione, grande per noi chiaramente. I nostri commerciali si sono sparpagliati sul territorio, hanno trovato 18 aree industriali in digital divide, business plan, analisi, controanalisi. Abbiamo fatto una stima che in 5 anni saremmo dovuti rientrare dei costi. Questo prevedeva che il 30% dei prospect che avevano chiaramente abboccato le nostre offerte avrebbero firmato il contratto, i lavori vengono avviati e noi in 5 mesi li abbiamo chiusi perché siamo rapidi. A distanza di 5 mesi il 20% delle aziende erano fallite, ok? A distanza di un anno sono stati raccolti un terzo dei contratti di quel 30%, ok?
Il tempo di rientro non sono più 5 anni, sono 15 se riusciamo a continuare il servizio per lo stesso prezzo per 15 anni. Okay. La considerazione che faccio e che ho fatto ai miei stakeholder, forse le aziende hanno bisogno di qualcos'altro prima della fibra, no? Hanno bisogno di non fallire, hanno bisogno della certezza sul futuro. Tiro acqua al mio vino, lo capirete. Idee strane. Chiaramente il mercato di un'azienda come la nostra ha parete estesa. Il 10% delle aziende è veramente importante, il 90% sono piccolissime aziende. Pochissime aziende sanno cui chiedere la nostra rete di vendita, ma peggio ancora, i tecnici di queste aziende non sanno cosa pretendere da noi. Abbiamo professionisti che spesso e volentieri fanno confusione sulla scala ISO-OSI, non sanno cos'è un router, non sanno cos'è uno switch, non sanno cos'è uno VLAN. Quindi 10 gigabit così risolvo tutto quanto. Okay? 10 gigabit. Poi gli dico, 10 gigabit sono effettivamente costosi anche per noi. E allora il progetto non va avanti. L'ARPU del business sono 150 euro al mese. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè i nostri clienti ci danno 150 euro al mese complessivamente. Ok? Il domestico ci dà meno di 20 euro al mese. Di cosa stiamo parlando? Stiamo veramente parlando di noccioline, cioè ci sono veramente potenzialità infinite su una rete del genere che continuo a dire spesso non vengono assolutamente usate. Poi l'ultima frase la faccio per far contenti i miei sistemisti. Chi ci dà 150 euro al mese genera lo stesso numero di ticket di quelli che ci danno 20 euro al mese con chiaramente tempi di risoluzione da parte delle casalinghe che sono infiniti. Le impressioni che ci siamo fatti, ma voglio dire, vedo che il pubblico è estremamente preparato questa volta, perché dalle mie parti non è facile trovare gente che sa di cosa stiamo parlando. Sta partendo, ma vi ricordo che nel 2000 io fui assunto da Capitalia per mettere in piedi un data center che sviluppava applicazioni ASP nel 2000 e siamo ancora qua ad aspettarlo. Il cloud è fatto per operatori, non per clienti. Operatori perché sono gli operatori che determinano la volontà del cliente. Il cliente, una volta che l'applicazione funziona, che è sana, che è solida, che costa poco, che sia sotto casa, che sia in AsCTLC o che sia in America, non gliene può fregare di meno. La cultura deve partire da noi e chiaramente deve partire da gente preparata, che sappia cos'è una rete, che sappia cos'è un firewall, che sappia cos'è un sistema di sviluppo. E chiaramente nelle piccole aziende i gestori esterni, tipicamente il cugino di campagna che offre il toner, non ha nessun interesse ad offrire il cloud oggettivamente, no? Perde il pane. Lo staff IT spesso delle aziende non lo favorisce, perché? Perché probabilmente teme la sua impreparazione e teme quindi di perdere la pagnotta. Attenzione, la rete nazionale oggettivamente non lo supporta. Io parlo bene perché ho una bella rete, fare un cloud che non sia ottimizzato vuol dire chiaramente scontrarsi col provider, scontrarsi con la DSL, scontrarsi magari con chi fa sano overbooking. Uno dei motivi per cui noi tenteremo, le slide lo diranno, tenteremo di offrire qualche elemento di cloudizzazione nei nostri data center sulla nostra rete. Cosa faremo? Allora, noi fondamentalmente stiamo vendendo commodity e o prima o poi o la CE o finanziamenti o Infratel o Telecom o qualcun altro verrà e ci spazza via. Hanno una potenza di fuoco infinita, noi siamo corsi rapidamente a portare la fibra dove non c'era e oggettivamente la nostra finestra temporale è finita. Dove ci vorremmo specializzare? Nel private cloud, chiamiamolo private cloud provinciale. Perché? Perché oggettivamente il cloud sulla nostra rete va veramente bene. Abbiamo messo in piedi attraverso un'azienda che voi sicuramente conoscete, che è italiana, un sistema di S3 che va veramente bene, che soprattutto collocato su una rete in fibra di fatto rende virtuale il trasporto, cioè è come averlo sotto la scrivania. E tra l'altro stiamo vendendo il prodotto che sta nel data center con dei contratti di connettività che sono prossimi allo zero, purché chiaramente venga comprato il nostro servizio. Vendiamo servizi di collaborazione perché ancora una volta lo storage sulla nostra rete va benissimo. Poi è chiaro che se uno mi dice quanto costa, io dico guarda, costa sicuramente più di Amazon, però te lo devi andare a prendere negli Stati Uniti. Quindi se tu hai paura che i dati siano in mano agli americani, fai una scelta di compromesso, dici vengo in Italia, vado in Caldera, vado a Treviso, lo pago un po' di più perché sono dei poveri disgraziati e chiaramente hanno delle spese di esercizio diverse,
però è una scelta che puoi assolutamente fare e noi abbiamo fatto una scelta di questo genere, qualità esagerata, costo probabilmente più alto. Stiamo coltivando, ma con qualche difficoltà, l'idea di raccogliere sulla nostra rete le idee di terzi. Abbiamo lì un bene che non sappiamo come usare, non sappiamo come far capire ai clienti di consumare la plastica della fibra. Abbiamo anelli a 10G, passeremo a 40G forse, ma neanche, perché non è il caso. Alla fine il punto focale sono quei 2 gigabit che vi dicevo. Non sappiamo cosa farcene della fibra e quindi stiamo sperando che qualcuno abbia delle idee che venga a insegnarci come consumarle. Vabbè, vado avanti raccontando chiaramente che vorremmo che i nostri clienti, prima di andare negli Stati Uniti, perché non si fidano, perché magari hanno la contabilità in nero, ragazzi, quindi la contabilità in nero non si porta negli Stati Uniti, si tiene vicino a casa, prima di andare negli Stati Uniti magari la provassero presso di noi. Hanno una rete infinita, vuol dire avere il server, vuol dire averlo sotto la scrivania, vuol dire venire a prendere il cavattino, perché io ho un nome e cognome e mi conoscono tutti, quindi se scappo mi corrono dietro, vuol dire cominciare a fare confidenza dei nostri utenti trevigiani nel cloud.